Nella vita di tutti i giorni siamo circondati da telecamere, ma questa è un po' speciale. Si chiama M300C di Raymarine ed ha un doppio sistema di stabilizzazione, uno digitale e l'altro meccanico, giroscopico. Ora, con una telecamera di questo tipo si possono fare cose mai viste. Osservate, la possiamo ruotare nella direzione che vogliamo, ma possiamo anche cambiare l'asse verticale. E poi, grazie alla sua grande stabilità, riusciamo a zoomare fino a 30x. Guardate quegli scogli laggiù. Guardate qua come sono vicini. Ora, grazie alla realtà aumentata, possiamo vedere anche tutto ciò che in realtà con gli occhi non riusciamo a visualizzare, come ad esempio i segnali d'ingresso del porto. Eccoli, il fanale rosso e il fanale verde. E li troviamo anche qui sulla carta. Vedete che sono in questo settore di colore verde, che è proprio lo stesso in cui sta puntando la telecamera. Con la realtà aumentata possiamo vedere, grazie all'AIS, anche le altre imbarcazioni. E se volessimo avere qualche informazione in più su ciascuna di esse, basta tenere premuto e appaiono i suoi dati. Con la telecamera potremmo anche decidere di seguire un'imbarcazione, di tracciarla per ragioni di sicurezza, per esempio questa, anche se non è inquadrata. Telecamera l'ha puntata e adesso la tiene sott'occhio, anche se cambio la direzione dell'imbarcazione. La barca si sposta, ma la telecamera insegue la barca che abbiamo scelto. Tutto questo potrebbe servirci in una situazione di emergenza, come per esempio un uomo a mare. Non appena attiviamo il pulsante di uomo a mare, la telecamera automaticamente lo inseguirà. Non riesco a mostrarvelo adesso, siamo in pieno giorno, ma la telecamera ha anche una funzione low light che moltiplica di 10 volte la luce ambientale per permetterci di vedere, se c'è un minimo di luce, come se fosse giorno. È quasi come una termocamera, anzi anche meglio, perché è a colori. Se volete saperne di più su questo sistema di Raymarine o su questa imbarcazione, il Rebel 55 di Sachs, potete scaricare i manuali e vederli con il lettore PDF che è qui dentro il sistema di Raymarine.